Cioè, mi viene una riflessione, perché non è che il voler anche un po', come dire, eliminare il tabù della sessualità, per alcuni versi sia quasi una depotenzializzazione. Certo. Cioè, io ho un po' questa sensazione qua, cioè che quasi non è tanto il fatto di eliminarlo come ovviamente un male virgolettato, cioè questo male in realtà non andrebbe privato della sua valenza di male, ma al limite praticato consapevolmente come, adesso riutilizzo il termine, come male, certo, non come bene, cioè il portarlo nel bene, quindi il portarlo dal notturno al diurno, cioè alla fine è quello che lo priva di ogni fascino. Però io non credo che sia un problema di depotenziamento, di uscire da un immaginario che vede la sessualità appunto come un territorio esoterico ed iniziatico. Cioè la verità è che la sessualità dovrebbe essere, secondo me, qualcosa nel bene e nel male condiviso nel più possibile. Cioè è chiaro che la sessualità ha una dimensione oscura, no? Anche distruttiva in alcuni casi, Salvo l'ha messo in luce molto bene, ma non solo lui, insomma. Però questa dimensione, secondo me, va attraversata, cioè è parte dell'esperienza umana e finché non la attraversiamo siamo sempre un po' impoveriti, sì, 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 no? Rispetto a questa, questo potenziale di esperienza. No, infatti anche io dico, quindi meglio lasciarla non praticata, praticarla senza però volerla quasi un po' edulcorare, senza volerla infemizzare, no, perché quello alla fine... Io un po' questa sensazione, anche negli ambienti trasgressivi. Questa cosa la dice molto bene una filosofa francese che si chiama Annie Lebrun, che io ho molto amato, che è una degli ultimi epigoni del surrealismo, che parla di pragmatismo sessuale, no? Quello che si trova spesso un po' in rete, no? Questa idea che la sessualità sia solo una cosa bella. Non è vero che è così, non è sempre così e non è sempre facile, e poi ci sono dei volti oscuri della sessualità. Però come tutte le cose, cioè, le esperienze sono tutte di questo tipo, cioè confrontarsi con la sessualità vuol dire confrontarsi con la vita, con la morte, comunque in una maniera profonda, e questo fa parte della vita umana e la rende ricca, e finché noi non entriamo in questo, anche nei gironi infernali in qualche modo della sessualità, siamo sempre un po' in superficie dell'esperienza vita. Per riprendere questo discorso sulla distruttività e sull'intensità che produce questa energia che ci muove, della sessualità come qualcosa di dirompente, quali sono però tipo i paletti o le guide da darci per non perderci in questo mare che può portarci alla deriva e distruggerci? Perché se la paura è non perdere il controllo, perché quella che chiude molte persone a non affrontare le proprie fantasie, allora qual è il punto intermedio tra non perdere il controllo e lasciarsi andare? Ma io sul termine perdere il controllo, credo che perdere il controllo sia un'esperienza che va fatta, cioè che possibilmente, no? Con tutte le difficoltà che questo implica, no? Ci sono delle dimensioni distruttive nella sessualità, no? E fa parte della sessualità, però non le metterei in programma. Tendo a dire che credo che un'educazione sessuale debba prevedere la categoria del consenso, ed è chiaramente una categoria relativa, no? Perché poi una volta acconsente ma non sa bene dove sta andando, però ci deve essere sempre quella parola che uno può dire a un certo punto e dire stop. C'è una cosa di cui non abbiamo parlato, cioè a me sembra che non sia stata tanto nominata. Perché non parliamo di amore? Visto che almeno per me personalmente è stato davvero la chiave dell'iniziare a cogliere che c'è un territorio inesplorato, non ne parliamo vastissimo. Perché non, è giusto parlarne, hai ragione, bellissimo. C'è un po' il rischio che poi diventi tutto banalizzabile attraverso il sentimento, cioè è tutto valido se c'è l'amore, ma no, cioè, o comunque cosa intendiamo per amore, cioè forse dovremmo un po' prima di tutto liberarci da quell'idea romantica di amore per cui l'amore è un assoluto. Ci va amore in ogni incontro, quando però per amore intendiamo aspetto dell'altro. Secondo lei dice questa visione della sessualità più liberata, più emancipata, più dici meglio, cambia anche la nostra nozione d'amore, quella romantica, quella nozione dominante d'amore? Secondo me c'è un po' una questione di sfumature. Cioè in realtà sessualità e amore si possono incontrare, e quando si incontrano è straordinario, secondo me, e come ovvio, no? Perché quando l'integrità del
la partecipazione con l'altro è fondata su tanti livelli, si accresce la potenza dell'incontro, però ci sono tante sfumature, a partire per esempio dall'autoerotismo, no? Cioè, nell'autoerotismo c'è sempre il fantasma di qualcun altro, ma non necessariamente qualcuno che amiamo, anzi. Cioè io credo che la sessualità e l'amore, entrambi, abbiano tante gradazioni, proprio come dei colori, e a volte ti capita di avere una relazione puramente sessuale potentissima, a volte ti capita di avere una relazione sessuale scarsissima, a volte ti capita di avere una relazione amorosa potentissima, magari senza sesso, perché no? E così via. E io sono abbastanza d'accordo con Fourier, mio autore guida, nel dire che comunque quella che lui chiama relazione celadonica, cioè l'amore platonico, che secondo me è una relazione d'amore che si può avere sia con le persone dello stesso sesso che con le persone di altro sesso, con i genitori o con altre figure, è però qualcosa che diventa più possibile nel momento in cui siamo appagati materialmente. Cioè credo che l'appagamento materiale sia fondamentale per vivere meglio anche l'amore. Appagamento materiale, cosa intendi? Soddisfazione sessuale. Soddisfazione sessuale nel senso appunto il bisogno biologico. Sì, il bisogno biologico che però poi si articola naturalmente, come dicevamo prima, no? Cioè c'è un grado zero del bisogno biologico che è la scarica, diciamo, sessuale, e poi c'è tutta la commedia della sessualità. Io credo che sia, magari educazione sessuale per me rende legittima questo insieme di sfumature. Non è detto, non credo, bisogna che fare l'amore essendo innamorati, ma se siamo innamorati può essere interessante, forse più interessante o addirittura più coinvolgente, ma non necessariamente. Quindi sono persone che stanno insieme da anni e fanno l'amore in maniera molto ripetitiva e poco soddisfacente, però magari si amano molto e non potrebbero fare a meno di quell'amore, però hanno bisogno di una relazione sessuale esterna che gli riattivi quell'eccitazione che una relazione ripetitiva non riesce ad attivare. E questo io non credo che sia da colpevolizzare, cioè credo che è qualcosa che fa parte del nostro essere umani, cioè di avere tante necessità di essere plurali e non unilaterali. E questo secondo me dovremmo cercare di rendere più plausibile. Ma cioè, tutto questo è estremamente intricato, però riguarda la nostra consapevolezza su chi siamo, cosa vogliamo, su quali gambe ci reggiamo. C'è tutto il tema dell'avarizia, per esempio, nelle relazioni amorose, nelle relazioni sessuali, c'è tutto il tema dell'espropriazione dell'altro. Cioè, l'amore, io non l'ho affrontato in questo libro, però credo che sia uno dei capitoli più complessi in assoluto delle relazioni umane. Mentre tutto sommato la sessualità credo che sia più, paradossalmente, razionalizzabile. Cioè, in qualche modo sulla sessualità noi possiamo costruire un corso, per esempio. Sull'amore no. Cioè posso costruire delle suggestioni, posso creare delle ambientazioni in cui riflettere sulle infinite sfaccettature dell'amore. L'amore è veramente una roba complessa, cioè uno veramente può essere innamorato o avere un amore, per esempio una pietà filiale così profonda che è molto superiore a qualsiasi amore potrà mai avere con una donna, con un uomo. Cioè l'amore è qualcosa che travalica la dimensione carnale. Mentre la dimensione carnale è una cosa molto chiara. Quello che intendo dire è che il sesso mi sembra più passibile di un qualche tipo di regime razionale, mentre invece l'amore no. Cioè veramente l'amore è la nostra dimensione trascendente, non nel senso spirituale del termine, ma che trascende ogni mio controllo, come diceva, sì, la perdita, come diceva Laclau. Rispetto alla tesi precedente che hai esposto, cioè quella che c'è un livello biologico basico prima da soddisfare, non credi che lì ci sia una differenza di genere? In una certa dimensione sì, infatti ci sono delle teoriche femministe, giustamente, sostengono che per esempio la sessualità nella donna non fosse altro che per il fatto che il clitoride è diverso dalla vagina, fa sì che comunque non ci sia sessualità nella donna senza una sorta di autoeducazione o di educazione, no? Cioè, se una donna non si tocca mai il clitoride è molto probabile che sarà molto difficile la sua vita sessuale, no? Mentre nell'uomo
questa coabitazione dell'organo sessuale con il piacere sessuale semplifica le cose, no? Per esempio, no? Proprio sul piano biologico. Poi certamente c'è una dimensione culturale, però io penso che tutti noi, uomini e donne, abbiamo profondamente bisogno, sicuramente, vabbè, questo l'hanno detto in tanti, insomma, con forme diverse, no? L'orgasmo femminile e l'orgasmo maschile sono due cose profondamente diverse, che hanno curve diverse di evoluzione, che hanno modalità diverse di espressione, temporalità diverse. Però io credo che intanto abbiamo una funzione profonda in quella direzione, quindi c'è una funzione vitale.